Il paese di Mamoiada è noto in Sardegna per la mascherata dei Mamutones, una straordinaria cerimonia che si svolge nei giorni festivi del carnevale. È una festa tradizionale che ogni volta crea nella gente del paese un clima di fervore e di attesa. Senza Mamutones non c'è carnevale, dicono in paese. Così ogni anno un gruppo di una ventina di uomini, quasi una congregazione di pastori, si sente come investita dall'obbligo di dar vita alla cerimonia. Il gruppo, che si riunisce nelle prime ore del pomeriggio, è formato di due tipi di maschere. I mamutones, che si caricano sulle spalle dei grossi grappoli di campanacci, pesanti alle volte fino a 30 kg, e che indossano di solito la mastrucca, il giaccone di pelle greggia di pecora, e gli soccatores, dall'abbigliamento più vivace. Sulla berritta tradizionale annodano spesso un fazzoletto colorato, ma tutto il loro costume nasce all'insegna dell'improvvisazione e della fantasia. Con quest'aria di compunzione, di serietà che accompagna la vestizione, contrasta l'allegria del resto del paese. E per i bambini il carnevale è tempo d'allegria. Basta un non nulla per mascherarsi anche loro, per inventare un'avventura in cui sentirsi diversi. I giovani si danno appuntamento sulla grande piazza subito dopo pranzo. I primi che arrivano accennano le brevi movenze del ballo paesano, quasi in attesa che la folla cresca, che la danza cominci. Al primo vederli, i mamutones danno l'impressione di un triste armento di uomini diventati quasi bestie. Sul viso hanno una maschera di legno rozzamente scolpita dalle loro mani di pastori, stravolta in una smorfia cupa. Li conducono gli soccatores, i lanciatori della soca, il laccio del pastore sardo, un tempo di cuoio greggio, ora di corda. Del corteo solo gli soccatores sono ilari e allegri. Si divertono a mettere lo scompiglio tra gli spettatori, gettando il loro laccio sulla folla. Con un arcaico passo di danza, il corteo si sposta per le vie del paese, muovendosi lentissimamente, faticosamente. Lo studioso Raffaello Marchi, che per primo ha osservato con interesse da etnologo questa cerimonia ricca di un fascino barbarico, lo ha descritto così. I mamutones procedono con passi pesantissimi, come avessero catene ai piedi, curvi sotto il peso dei campanacci, delle vesti di lana greggia, della maschera nera. A intervalli uguali danno tutti un colpo di spalla a destra, che corrisponde all'avanzare del piede sinistro, ed è seguito immediatamente da un colpo di spalla a sinistra, corrispondente all'avanzare del piede destro. A questo movimento in due tempi, eseguito in perfetta sincronia, corrisponde un unico squillo dei campanacci e dei sonaglietti. Nella piazza centrale, la gente di Mamoiada ha aperto il ballo. Una catena che cresce continuamente, perché ogni gruppo che arriva si aggiunge agli altri. Così il ballo acquista sempre nuove ondulazioni, senza incrinare la grazia leggermente ieratica della sua compostezza. È una grande danza corale, che si snoda come una cerimonia comunitaria, come l'ultimo modo di ritrovarsi e di sentirsi uniti, lasciato dalle consuetudini dell'antica tribù a questa società ormai intaccata dalle abitudini e dalle suggestioni del nuovo. I mamutones arrivano alla piazza aggredendo i ballerini alle spalle. Il loro corteo rompe il cerchio.
E anche questa azione di disturbo, col suo carattere di gesto rispettoso, fa parte del rituale della mascherata. Un tempo, gettare il laccio ad una donna significava un complimento. E per l'uomo un invito, tra scherzoso e obbligante, a pagare da bere. Ma oggi il gesto è diventato solo simbolico, un movimento della coreografia del corteo. L'origine e il significato di questa cerimonia, nata indubbiamente tanti secoli fa, rimangono oscuri. Alcuni scrittori hanno voluto vedere in questo muto corteo di uomini anziani, dall'espressione tragica e dal passo di bestia aggiogata, convogliati da maschere variopinte, da giovani più agili e svelti, la rievocazione di qualche lontana, antichissima vicenda della storia dell'isola. I mamutones sarebbero i sardi vinti, gli soccatores i vincitori che vengono da lontano. È il drammatico tramonto della civiltà nuragica dei buoi, incatenata e domata dalla baldanzosa civiltà fenicia del cavallo. Ma si tratta solo di interpretazioni suggestive e poetiche. Gli etnologi si limitano a sottolineare come l'aspetto tipicamente demoniaco delle maschere, il mutismo dei partecipanti, il chiasso che accompagna la marcia, sono elementi che comparivano quasi sempre nei riti agricoli di propiziazione che la società pagana celebrava all'inizio di ogni ciclo annuale. Dopo un ampio giro per le vie del paese, ogni tanto il corteo dei mamutones entra in una casa da qualche amico che li ha invitati già prima dell'inizio della sfilata a fare una sosta da lui. Questo alternarsi di marce attraverso le vie del paese e di brevi soste nelle case dei conoscenti si protrarrà fino a notte tarda. È un itinerario lungo, sfibrante, faticosissimo. Così la partecipazione alla mascherata è accettata da questi uomini, quasi tutti anziani, più come un rito da osservare che come un'occasione di divertimento. Neppure durante questo breve intervallo i mamutones rompono la regola del silenzio. Mangiano e bevono pochissimo di quello che viene loro offerto, per non appesantirsi durante la marcia, dicono. Ma tutto fa pensare che anche questo sia un elemento del rito. E infatti alcuni studiosi hanno potuto paragonare le regole di comportamento dei mamutones a quelle degli iniziati di certi misteri pagani, che si celebravano appunto nel silenzio e nel digiuno. Il ballo continua senza soste e andrà avanti così, sempre più fitto e affollato, fino a notte tarda. Chi non balla fa da spettatore, resta a scherzare con gli amici, ma tutto il paese, si può dire, passa in piazza questa giornata di carnevale. Solo i mamutones continuano a girare nelle vie. Molti di loro, stanchi e affaticati, si sono tolta la maschera. Eppure la sfilata non perde nulla della sua drammaticità. Quel loro passo cadenzato sembra anzi assumere, come più avanza la sera, un ritmo più insistito e ossessivo. Secondo le credenze di tutti i popoli primitivi, nei giorni di inizio di ogni ciclo annuale, tutti gli esseri del mondo infero fanno la loro ricomparsa sulla Terra. Proprio ai riti legati alla rappresentazione di questo avvenimento, bisogna ricollegare, secondo gli etnologi, anche questa strana e particolare uscita dei mamutones. Eppure, l'avanzare di questo cupo, ossessionante corteo di uomini imbestiati ci suggerisce l'idea di una cerimonia che è nata e rimane nel suo carattere profondamente sarda.
per quella tristezza che la avvolge, per il modo in cui lo spettatore si sente fratello ai Mamutones, curvo sotto il peso della loro stessa catena, vinto insieme con loro dalla baldanzosa presenza degli Issoccatores. Vi vede come il segno di un destino dell'isola che è durato per secoli, un destino di servitù e di rassegnazione. Se vuoi un carnevale che non ce n'è un altro su tutta la terra, ha detto lo scrittore Salvatore Cambosu, vattene a Mamoyada. Vedrai l'armento con maschere di legno, l'armento muto e prigioniero, i vecchi vinti, i giovani vincitori. Un carnevale triste, un carnevale delle ceneri. Storia nostra di ogni giorno, storia condita di un po' di fiele e di aceto. Miele amaro.